Buongiorno nomadi digitali, bentornati su World Wild Van. Oggi bella giornata, gli uccelli cantano in cielo e indovinate chi è venuto a trovarci? No, non è Giovannone, ci spiace. Per vedere il talento di Giovannone, seguite questo link, abbiamo quasi finito, tra poco faremo un van tour. Oggi invece ci è venuta a trovare la Francicci, Buongiorno. che con il suo 1,80 m voglia di zingarare ha un progetto molto 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 interessante. Cosa caratterizziamo? La panda. La panderizzazione della Francicci. Quindi, prima di andare a vedere la panderizzazione, se volete il suo numero, dovete cliccare sulla campanella, seguirci, condividere, seguirci su Instagram e poi magari se fate i bravi ci... Vediamo la panderizzazione. Allora, il concetto è semplice anche perché lo spazio è poco e quindi non è che ci sono grandi cose da inventarsi. Verrà fatto qui sotto un cassettone con due cassetti che si aprono qui per avere un po' di stivaggio e poi sopra due tavole a ribalta che si andranno a appoggiare qui. Spingiamo totalmente avanti i sedili il più possibile e ovviamente se una persona è troppo alta non ci sta. Ma la Francicci ci sta. Ed ecco costruito un tavolino. Seguitemi per altri tutorial. Allora, ingredienti. Sono 4 pezzi da 30 cm, 6 da 15 e 4 da 1 metro, più poi i cassettoni pianali che andremo a vedere dopo. Ok, ci siamo, la struttura è praticamente terminata. La cappelliera qui la possiamo anche staccare e usare come
tavolino. Chiudiamo. Cappelliera. Inoltre può essere anche usata per fare colazione. Piccola, però d'altronde è una panda, non si hanno grosse pretese. Se siete alti 1,90 m, lasciamo stare. La panderizzazione è terminata, adesso aspettiamo la Francicci per fargliela vedere e provarla. Comunque adesso Dai, vediamo spiegami. come si apre tutto. Prima cosa per la panderizzazione, sganciare il sedile. Spostare un pochettino in avanti il tutto. Prendi qua. Poi snoppo. E questo lo vai a prendere. Bene, come in Cina. Così, e questo qua poi lo sposti di nuovo indietro Indietro, ok. per andare bene al suo posto. Sì, noi ce lo carico. Quindi niente, anche facile da montare, ce l'ha fatta anche la Francici. Adesso mancano un po' di finiture, ci darà tutti i colori che preferisce, ci manca il materasso e poi facciamo un bel van tour della Wanda panderizzata e vediamo poi tra un po' come ci si trova, se è fruibile o se abbiamo fatto una cagata pazzesca. Voi nel dubbio un like mettetecelo, seguiteci e alla prossima!